bentornati. Abbiamo detto all'inizio della puntata che oggi è Santa Lucia e molti bambini avranno ricevuto tanti regali. Però che cosa succede spesso poi a questi regali? Che dopo un po' di tempo vengono usati, poi vengono messi in cantina, in qualche maniera vengono dimenticati. Però non è per tutti così, perché c'è un bimbo, che è un bimbo veramente speciale, che è l'inventore di un'iniziativa altrettanto speciale. Non voglio anticiparvi nulla, questo bimbo si chiama Jacopo, ha 8 anni, e abbiamo mandato il nostro inviato Gilberto Savini a raccontare la sua storia. Guardate. 3 cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini. Questa è una delle frasi più belle di Dante Alighieri, illustre cittadino della città di Firenze, città in cui mi trovo proprio oggi. Ed è proprio di bambini che voglio parlarvi oggi, anzi di un bimbo in particolare, Jacopo, che a soli 8 anni ha lanciato un'iniziativa davvero speciale. Ci troviamo nel quartiere delle Cure, dove vive il piccolo Jacopo. È impossibile non sapere dove abita, perché la sua finestra è la più famosa della città. Per quale motivo? Seguitemi! Jacopo, finalmente ci conosciamo. Cosa sono tutti questi giochi sulla finestra? Questa finestra sono i miei giocattoli che non uso più. E perché li hai messi lì? Per i bambini che hanno più bisogno di me. Coletta, cosa hai pensato quando lo scorso giugno Jacopo ha deciso di mettere i suoi giochi sulla finestra? Sono sentita orgogliosa, cioè, di quello che lui aveva deciso di fare. Fin da piccolo è sempre stato molto altruista, attento ai bisogni di chi era più in difficoltà. Dopo pochi giorni tutti i giochi erano spariti. E poi cosa è successo? Vedeva che i bambini passavano a prenderli. Alla fine ha finito le sue scorte, quindi il vicinato e, diciamo, qui tutta Firenze le ha dato una mano. Che siamo passati a un armadio gigantesco. C'è scritto anche una cosa sul cuore, leggi: il rosso è il colore dell'amore. Ma non è finita qui, perché la generosità di Jacopo ha colpito davvero tutti, a cominciare dai suoi compagni di calcio, con cui gioca fin da quando è piccolino. Facciamo un appello ai bambini che ci stanno guardando. Devono mettere anche loro i giochi alla finestra per i bambini che hanno più bisogno di loro. Jacopo, io sono qui per consegnarti il premio di Detto Fatto Award, ma prima c'è una sorpresa per te. Qual è? Io so che sei un grande tifoso della Fiorentina, vero? Esatto. Ma c'è un giocatore in particolare che ti piace? Sì, Vlahovic. Affetto, il Vlahovic 9. È rimasto senza parole, troppa emozione. Bene, Jacopo, ora è arrivato il momento. Quindi, a nome di Bianca Guaccio e di tutta la grande famiglia di Detto Fatto, noi ti consegniamo la medaglia di Detto Fatto Award. Sì? Un po' lunghina. Ciao Bianca, grazie. L'è un po' lunghina questa medaglia, Jacopo, ma tu sei veramente un tesoro, anzi tu sei la dimostrazione che spesso noi adulti dobbiamo imparare molto 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 da voi bambini. E io vorrei ringraziare ovviamente anche Gilberto per questo bellissimo filmato, ma voglio fare ancora di più, perché voglio salutare Jacopo in prima persona e voglio collegarmi con lui, con la sua famiglia. Jacopo, ci sei? Sì, che ci sono! Eccolo! Diamo il benvenuto anche alla tua mamma Nicoletta e al tuo babbo Giampiero. Ciao, benvenuti. Ciao, grazie. Senti Jacopo, ma tu sei l'amico ideale di che tutti i bambini vorrebbero avere, cioè prendi i tuoi giocattoli e li regali. Beh sì, questa è la cosa che da piccola ero già, perché già da tanto tempo fa. Quando eri piccolo, mi ricordo, tanti anni fa, Jacopo. Sì, mai visto. No. Senti, ma come ti è venuta questa idea? Cioè, da dove nasce questo tuo pensiero per gli altri bimbi magari meno fortunati di te? Mi è venuto mentre stavo colorando. E cosa hai pensato? Ho pensato di dire, questo casco era un bambino di classe mia, gli mancava un lapis, gli ho chiesto, ma lo vuoi il mio lapis? E mi ha detto, no, tienilo te. Invece di dargli il mio, l'ho spezzato a metà, gliel'ho dato, e poi alla fine gliel'ho dato. Tieni, te l'ho appuntato, se lo vuoi, e te lo appunti di più, te lo appunto di più.
Ma tu sei veramente fantastico, Jacopo. Ascolta, ma è vero che questa idea che tu hai creato, che è la finestra di Jacopo, si sta espandendo a macchia d'olio? Nicoletta, che cosa sta succedendo? Eh sì, la finestra di Jacopo si sta espandendo a macchia d'olio in tutti i quartieri di Firenze. E tutti i presidenti dei quartieri hanno aperto una finestra di Jacopo nel proprio quartiere. Allora io mi auguro, diciamo, posso dirti, mi auguro che questa finestra di Jacopo si possa aprire in tutta Italia e che si possa veramente aiutare tutti i bimbi, che per avere anche un Natale speciale anche loro. Io vi ringrazio per essere stati con noi, testimoni di questa iniziativa così bella e importante. Jacopo, complimenti a te, ma complimenti sicuramente anche alla tua famiglia che ti ha inculcato questi valori straordinari, che è quello appunto della generosità. Bravi, complimenti. Vi mando un bacio grande grande. Auguri. Grazie, auguri, auguri, auguri. Buon Natale. Grazie. Buon Natale.